Questo giardino dedicato alle vittime della mafia in un bene confiscato a Cosa Nostra, alla periferia di Palermo. Tre blitz in pochi giorni nel capoluogo siciliano, nei mandamenti di Resuttana e nelle borgate di Mondello e Sferracavallo. La mafia arretra, ma è sempre qui. Lo sa bene Maurizio De Lucia, il procuratore capo che ha arrestato Messina Denaro, l'ex superlatitante, domani chiamato tra l'altro alla sentenza di appello a Caltanissetta proprio per le stragi del 92. La mafia non è stata sconfitta, dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo continuare a fare i processi più che le operazioni, perché quello che colpisce la mafia sono sì le misure cautelari, ma soprattutto le condanne, che dicono alla gente che non esiste più l'impunità mafiosa che è esistita invece nel secolo scorso. Dalle indagini emerge un'inquietante collusione tra mafia ed alcuni settori dell'economia. Nella sede di Addio Pizzo, anche questo bene confiscato, le denunce arrivano con il contagocce. Ci sono commercianti ed imprenditori che pagano l'estorsione e non denunciano perché si rivolgono ai loro stessi estorsori per scalzare concorrenti, recuperare crediti presso i propri clienti, dirimere controversie con i dipendenti. 31 anni da Via D'Amelio, la lotta alla mafia continua. La memoria di Paolo Borsellino è una memoria che tutti i giorni ci impegna a fare quello che dobbiamo fare, cioè il nostro lavoro, seguendo il suo esempio. Presidente, domani ricorre il 31esimo anniversario della morte del giudice Borsellino. Qual è la sua eredità nella lotta alla mafia? Il coraggio di essere irreprensibile e di non cedere mai a nessun tipo di compromesso. La sua forza nell'andare anche oltre la paura della morte è l'eredità che ci ha lasciato, che lascia alle giovani generazioni e che lascia all'Italia con una legislazione antimafia di cui noi andiamo particolarmente orgogliosi. Le mafie in questi anni hanno cambiato volto, come combatterle, con quali strategie? Dovremmo tornare al follow the money di Falcone, già all'epoca aveva capito e aveva indicato la via. Noi sappiamo che abbiamo un'unica grande strada per fermare davvero le mafie, quella è tagliargli la cassa. Se noi